un grafico dove qui abbiamo produttività e qui abbiamo fiducia. Io fiducia la intendo come allineamento con vision, missione e valori. Ok? Questa persona, prima di azzardarmi minimamente a metterla a dirigere o essere responsabile per un'altra persona, anche per una gamba di un'altra persona e basta, quindi mezza persona, è allineata totalmente, ciecamente con vision, mission e valori aziendali? Prima devo studiarla un pochino. Non fate l'errore, perché io l'ho fatto, di mettere qualcuno che non è allineato sopra altre persone, perché te le brucia, te le disintegra. Ok? Le perdi tutte. E c'era Simon Sinek che diceva: sono andato dai Marine, ho parlato con i Marine e mi hanno detto come loro scelgono i leader. Chiaramente lì è importantissimo, perché si tratta di situazioni vita o morte, non è che è robetta così, non è che lì sbagli e perdi un po' di soldi, lì sbagli e sei secco, no? Chiaramente, in alcuni casi, non sempre magari. E mi ha detto: loro fanno così, guarda, chiaramente i peggiori, ok, sono quelli che dove c'è meno produttività, quindi sono meno bravi nel loro ruolo e hanno meno fiducia. Poi ci sono gli altri tre, ci sono quelli che c'è più produttività e più fiducia, quindi sono più allineati, produttività e fiducia. Poi ci sono quelli che hanno poca fiducia e alta produttività, e poi ci sono quelli che hanno alta fiducia e poca produttività. Fermo restando che chiaramente questo qui è il migliore, giusto? The winner is questo qui. E quello penso che non abbiamo dubbi nessuno. Qual è, secondo voi, la situazione peggiore in questo caso? A, B e C. Bassa produttività e bassa fiducia. Chiaramente questo lo scartiamo. A o B, quindi alta fiducia e bassa produttività o viceversa. A non è che peggiore, ti distrugge tutto. Questi leader sono quelli, quei manager che tengono sotto le altre persone. Che tu dici una cosa, noi andiamo tutti, noi andiamo tutti da quella direzione, ti giri e lui dice: ragazzi, andiamo da quell'altra direzione. Non lo fanno apposta magari, a volte sì, a volte no, ma ti distruggono tutto o parte del team che loro vanno a dirigere. Quindi dovete sempre stare attenti, prima di vedere questa tabella, guardare attraverso la lente di vision, mission e valori le persone che vi azzardate a mettere anche sopra solo una persona. Sopra vuol dire a gestire, passatemi il termine, brutto sopra. Essere responsabile di una persona. Super spot per noi. Allora, se ti sta piacendo questo contenuto, è il momento di fare il prossimo passo. Il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di 3 giorni a Rimini, codice 1%. La prima volta che lo faccio, ti assicuro che ti cambierà la vita. Se sei un dipendente, professionista, imprenditore, qualsiasi posizione tu abbia, cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree. Trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la migliore offerta. È il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo. Clicca qui. Quindi la prima lente è questa, la seconda invece è la consapevolezza di quelle che sono le competenze che devono sviluppare, va bene? Quindi come funziona questo sistema? Allora, prima di tutto una persona deve diventare efficiente ed efficace, che vuol dire produttiva. Una persona deve diventare produttiva. Questo è il primo scopo sul proprio ruolo me. Quindi io sono responsabile solo per me, per il mio ruolo dentro l'azienda, devo diventare il massimo dell'efficienza e dell'efficacia, devo diventare bravo. Appena arrivo, non so, magari sono anche bravo su quella mansione, ma non so niente in azienda, no? Quindi devo prendere un po' confidenza. Quindi vado, però chiaramente ci vuole un attimo. Raggiungo il massimo dell'efficienza, dell'efficacia, si chiama maturità della risorsa, chiamiamola così, l'ho chiamata così perlomeno. E allo step 2, se ci sono le condizioni del business, allora di solito si prendono altre 2 risorse, o una per volta o insieme, se il cash flow dell'azienda, come abbiamo detto ieri, ce lo permette. Quindi, quali sono le condizioni che mi servono in un'azienda? 250k per persona, necessità di avere quella mansione chiaramente. Una persona può essere anche sfortunata, magari c'è efficienza, efficacia, è anche una possibile manager, tutto allineato, ma l'azienda in quel momento non ha esigenza in quel momento di prendere altre 2 persone o di metterla in capo. Ci deve essere anche l'esigenza aziendale, giusto? Presa questa persona, succede che questa persona è qui, in questa mansione, sale di livello e cosa fa? Mi forma su quella mansione altre 2 persone. Cosa vuol dire mi forma? Che mi segue quelle 5 step che dicevamo ieri. Ora, se la prima volta che quella mansione viene svolta non ci sono procedure, mentre le forma creerà quella persona, non l'imprenditore, creerà la procedura
e si confronterà con l'imprenditore nel creare la procedura e metterla insieme ad altre procedure. Franco mi ha creato un sacco di procedure, ok? Che io solo ho controllato, non le ho create io. Queste due persone sono nuove, fanno l'onboarding, devono diventare efficienti e efficaci. Questa persona deve diventare efficiente e efficace nella nuova posizione e riparte il ciclo come manager. Si deve sviluppare, deve diventare un ottimo leader e deve far produrre queste altre due persone. Quando a me come imprenditore mi fa una persona questa roba qui, vale un casino. Perché io non devo stare tutte le volte davanti a queste due persone, ma me lo fa questo al posto loro. È un imprenditore dentro la mia azienda. Non so se è chiaro, ok? Questo è un algoritmo, no? Che vogliamo utilizzare. E poi c'è lo step numero 3. La persona che diventa manager, appunto, è responsabile delle nuove risorse, il suo compenso sale, ok? E anche le sue responsabilità. Chiaramente le sue responsabilità salgono, il peso che toglie l'imprenditore, tra virgolette, sale, quindi va avanti l'azienda, vanno avanti parti più importanti dell'azienda grazie a quella risorsa, e quindi salirà il compenso base, saliranno quindi automaticamente le percentuali e saliranno automaticamente anche altri piano compensi, altri punti del piano compensi che va a dirigere. Solitamente le KPI di questa persona sono allacciate anche a quelle che gestisce, come quelle di Franco, per dire. Le KPI di una persona che gestisce Franco, delle persone che gestisce Franco, sono legate anche al suo KPI, ai suoi piani compensi.